Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella Città. Questa settimana parliamo in apertura con degli ospiti, che vado subito poi a presentarvi, della GMG. 2023 si svolgerà a Lisbona, molte già le notizie che sono state offerte in questo periodo e lo saranno ancora di più nei mesi che ci separano dall'inizio appunto della GMG, che praticamente cade esattamente fra 5 mesi, il 1° di agosto. Allora abbiamo pensato di invitare quindi i nostri studi Don Marco Fusi, benvenuto, responsabile del servizio per la pastorale giovanile della diocesi e un giovane che parteciperà alla GMG, ovvero Marco Triulzi. Benvenuto anche a te, ti do del tuo. Grazie. Perché sei molto giovane. Ecco, abbiamo detto giornata mondiale della gioventù, qual è il polso della situazione, Don Marco, in questo momento per chi parteciperà? Finalmente il 1° di febbraio sono state aperte le iscrizioni per la nostra diocesi tramite il portale diocesano e quindi già tanti giovani, circa 1500 giovani della nostra diocesi, già si sono proprio concretamente iscritti, ma le iscrizioni sono aperte ancora per tutti i prossimi mesi. Molti gruppi già hanno composto i partecipanti, però ancora non si sono iscritti concretamente. Quindi vedo che insomma c'è comunque l'attesa, il desiderio, soprattutto da giovani che hanno tra i 17 e i 20, 22 anni, in modo particolare questi ragazzi giovani, giovanissimi potremmo dire, si stanno iscrivendo alla prossima GMG, che sarà dall'1 al 6 di agosto del 2023. Certamente. Ecco Marco, è la prima GMG che fai? Sì, è la prima volta che partecipo a una giornata mondiale della gioventù. Cosa fai nella vita? Sono un insegnante di religione alle scuole superiori a Saronno. Ecco, perché hai deciso di andare alla GMG? Io ho deciso di partecipare a questa proposta che la diocesi faceva, che ci ha riportato anche il decanato di Saronno, in quanto sentendo le testimonianze anche riportate sui canali della diocesi era un'importante opportunità per incontrare altri giovani che come me condividono questa fede e ritrovarci tutti in questo luogo e incontrare il Papa renderà e coronerà il tutto in maniera ancora più splendida. Poi l'anno scorso ho avuto anche l'opportunità e ho partecipato al Cammino di Santiago, a maggior ragione per il secondo anno volevo coronare con una proposta spirituale di alto livello come quella della Giornata Mondiale della Gioventù. Allora, Marco ha citato il Papa, non ci eravamo messi d'accordo, ma siccome lo dico sempre, siamo molto bravi, abbiamo proprio Papa Francesco che parla della GMG e direttamente a chi andrà. Vediamo. Ustedes jóvenes, que ya hay 400.000 de ustedes inscritos, tienen sed de horizonte. Y en este encuentro, en esta jornada, aprendan a mirar siempre el horizonte, a mirar siempre más allá. No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran, el horizonte te hace crecer. Miren siempre el horizonte, con los ojos, pero miren sobre todo con el corazón. Abran el corazón a otras culturas, a otros muchachos, a otras chicas que vienen también a esta jornada. Prepárense para esto, para abrir el horizonte, para abrir el corazón. Y gracias por haberse anotado ya con tanta anticipación. Esperemos que otros más sigan el ejemplo de ustedes. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Y no se olviden, paredes no, horizontes sí. Gracias. È proprio la logica della Giornata Mondiale della Gioventù, da quando sono iniziate con Giovanni Paolo II, l'idea che si allargano i confini dello sguardo, della vita, ci si incontra tra giovani differenti, di provenienze, di etnie diverse, è un arricchimento. Sì, la bellezza della GMG è proprio lo sfondo ecclesiale, quindi che si fa esperienza di chiesa cattolica perché c'è Papa Francesco e perché ci sono giovani provenienti da tutto il mondo che esprimono la fede in modi differenti a seconda della loro cultura, della loro provenienza, dei loro linguaggi. Quindi è una grande esperienza proprio di apertura all'altro. I giovani si scambiano tra loro magari una sciarpa, un cappello, dei gadget, ma soprattutto condividono dei desideri
è una domanda, una ricerca di Gesù che li accomuna, qualcuno in maniera più consapevole e qualcun altro magari in maniera meno consapevole. Papa Francesco sempre stimola i giovani ad aprirsi verso l'alto, quindi verso Dio, verso il cielo, e insieme anche verso l'altro, quindi a servizio del prossimo, certo, soprattutto di coloro che sono in difficoltà. Pensiamo anche oggi a quante persone sono sofferenti nel mondo, e i giovani sono coloro che possono mettere le loro energie migliori a servizio di queste persone in difficoltà. Stavamo vedendo le immagini, le abbiamo viste, della serata conclusiva bellissima presso il Parco delle Basiliche a Milano, dicevo della serata conclusiva del Festival della Missione dello scorso fine settembre-ottobre, dove proprio si è lanciata la GMG anche diocesana, quella che riguarda la nostra diocesi, l'accensione del braciere, la presenza dell'arcivescovo, ma poi lo ascolteremo. Ecco, vorrei chiederti, che cosa ti aspetti dalla Giornata Mondiale della Gioventù? Mi aspetto innanzitutto un incontro con tanti giovani che possano condividere con me la loro fede, la loro esperienza di fede, ma anche la loro esperienza parrocchiale, perché incontrare anche quella che è l'esperienza, come gli altri ragazzi si sono formati nelle loro parrocchie in preparazione della GMG, è qualcosa che mi incuriosisce e stimola molto. Poi il dialogo con i giovani provenienti da tutto il mondo è qualcosa alla quale mi sto preparando, innanzitutto con la lingua, e in secondo luogo sono pronto a sentire in quale spiritualità, in quale forma loro stanno vivendo e si sono preparati a questa nuova GMG, ma anche come pregano, quali differenze, quali similitudini ci sono tra noi. Certo, perché certamente è una grande festa, bellissima per chi ha potuto partecipare a qualche edizione precedente. Io lo posso dire, non l'ho fatta come giovane partecipante, ma l'ho seguita professionalmente, e ho ancora per esempio il cappello bellissimo, mi ricordo, della GMG di Rio de Janeiro, e anche Madrid, un ricordo veramente straordinario, veramente un ricordo anche della GMG in Germania, l'unica GMG al freddo e con la pioggia, devo dire la verità. Però ecco, dicevo, è un incontro di festa, come abbiamo detto, di allargamento dei confini del cuore, ma è certamente un incontro di persone che portano una fede, una testimonianza. Su quale tema si svolgerà la GMG 2023? Il tema che ha indicato Papa Francesco è Maria si alzò e andò in fretta, e sta insistendo molto il Papa su questo verbo alzarsi, che per i giovani è assolutamente significativo. È un invito a non lasciarsi prendere eccessivamente dall'apatia, dal grigiore, dalla paura del futuro, ma avere invece il coraggio di compiere delle scelte coraggiose per la propria vita. Quindi anzitutto lo sfondo è molto vocazionale, e poi lo sfondo è molto anche, come dicevamo, di servizio. Questo alzarsi è per non rimanere, dice il Papa, così a guardare il proprio ombelico sul divano, diceva Cracovia, ma invece per proiettarsi verso l'altro con tutte le energie del corpo, dell'anima e dello spirito. I giovani hanno tante energie da spendere, perché mantenerle così per sé, in pigrizia, impauriti? No, meglio donarsi. Certamente ha parlato a volte il Papa di una Ferrari, che però, e l'immagine è stata ripresa dall'arcivescovo che l'ha ulteriormente approfondita, cosa serve avere una fuoriserie, avere una grande macchina che va a velocità, diciamo, superiore, se poi la tieni in garage, se stai fermo sul divano, è evidente. Ecco, certamente sarà anche un problema poi magari di pagarsi il viaggio, pagarsi il momento dei giorni in cui si resterà a Lisbona. Ci sono state anche delle esperienze di autofinanziamento. Sì, la nostra parrocchia, il nostro decanato ha deciso di utilizzare un fondo apposta per noi giovani per cercare di abbassare un po' la quota e poter permettere a tutti i giovani di partecipare. Poi il problema, vista la distanza, quest'anno sono stati biglietti aerei, per cui era necessario
prenotare con grande anticipo e soprattutto era necessario iniziare a pagare questa proposta in quanto bisognava mettere da parte, prenotare biglietti aerei, partecipare al Certo. pacchetto della GMG, quindi abbiamo iniziato a risparmiare, abbiamo iniziato a lavorare per chi poteva, per raccogliere appunto i fondi per poter partecipare. Certo, anche perché ci sono delle proposte che, diciamo così, danno ulteriori giorni disponibili per stare insieme prima del periodo, naturalmente, della GMG vera e propria, che è da 2 al 6, giusto? Magari giornate precedenti vissute a livello diocesano o decanale o zonale e giornate successive. Vi siete mossi voi, Decanato Saronno? Sì, sono state fatte tre proposte dal decanato di Saronno, una in aereo e due in pullman. La prima in aereo tornerà subito il 7, l'8, scusate, di agosto a Milano, mentre le altre due proposte si fermeranno una a Barcellona e una a Madrid, mentre all'andata si fermeranno a Lourdes. Beh, molto bello, direi che anche l'idea di fermarsi a Lourdes è molto significativa, perché vuol dire proprio anche un cammino che inizia con una devozione mariana, ma nella logica che si diceva prima del tema, del titolo di questa GMG di quest'anno. Eh sì, Ecco. Maria è proprio nel logo della GMG e poi la presenza di Fatima, della città di Fatima in Portogallo, Certo. richiama certamente una grande devozione mariana che tutto il paese portoghese ci richiama e ci inviterà a vivere, certamente. Oltretutto, i giovani hanno realizzato, diciamo, un giovane ha realizzato insieme, confrontandosi con altri, Emanuele Porro, ha realizzato la croce per la GMG, che è quella, diciamo, che porteranno i nostri ragazzi ambrosiani. E allora ascoltiamo brevemente come la spiega e la vediamo questa croce in anteprima. Questa è la croce della GMG per la diocesi di Milano. Come potete vedere è una croce un po' speciale e diversa dal solito. Infatti è composta da tanti legni di colori diversi e provenienti da diversi continenti, proprio a simboleggiare i popoli e le culture di tutto il mondo, che si fondono all'interno di un unico elemento che è la croce. L'idea è stata quella di utilizzare dei piccoli pezzi di legno di scarto, che però uniti insieme hanno dato vita ad una croce povera ma di grande significato. La lavorazione della croce è il frutto della collaborazione di più persone che hanno dato la loro disponibilità e il loro tempo per questo progetto. Grazie e ciao a tutti. E allora, ciao Emanuele. Questa croce verrà anche portata durante le Via Crucis, che lo ricordo per chi ci ascolta in diretta di giovedì, inizieranno con la zona pastorale settima domani alle 20:45 a Cassina dei Pechi, saranno tutte ovviamente guidate dall'arcivescovo, il vescovo Mario. Ecco, perché si è pensato a una croce fatta da loro? I ragazzi porteranno anche delle testimonianze, diciamo, alle Via Crucis, scusate. Sì, alle Via Crucis saranno particolarmente presenti i giovani per animarla e per pregare insieme con gli adulti e con l'arcivescovo. È dentro il cammino di preparazione alla GMG e quindi abbiamo pensato a questa croce perché il Papa Giovanni Paolo II, quando inventò le giornate mondiali dei giovani, da subito pensò ad una croce che girasse per le varie diocesi del mondo, Certo. proprio perché i giovani potessero pregare davanti a quella croce, affidarsi. E Papa Giovanni Paolo II disse: portate nel mondo questo segno di Cristo, portatelo in voi e portatelo agli altri. Allora da qui questa croce che girerà nelle nostre zone pastorali. I giovani poi hanno anche proprio preparato le meditazioni che ci aiuteranno a pregare nelle diverse Via Crucis, quindi le meditazioni delle stazioni della Via Crucis sono state preparate da giovani delle diverse zone pastorali. Certo. Quindi pregheremo con alcune stazioni, alcuni brani meditativi. Mi sembra interessante perché ci aiuta a entrare un po' nella spiritualità giovanile, nel modo con il quale i giovani vivono il mistero della croce e risurrezione di Gesù. Quindi sarà un modo con il quale tutta la comunità, tutta l'assemblea partecipa di questo modo giovanile di stare con il Signore e di stare davanti al mistero della croce.
Ci sarà anche una testimonianza per ogni Via Crucis da parte di un giovane che racconterà come vive questo mistero della croce e come la GMG potrà aiutarlo ulteriormente ad incontrare il Signore dentro la Chiesa, dentro la comunità. Quindi insieme all'intervento dell'Arcivescovo ci sarà prima una breve testimonianza da parte di un giovane della zona pastorale. E insomma ve le racconteremo. Ora vogliamo ascoltare una ragazza, Corinna, che spiega il suo vedere la GMG in un certo modo. Vediamo. La parola incontro accomuna il brano della Visitazione alla GMG di Lisbona. L'incontro tra la giovane Maria e l'anziana Elisabetta è stato infatti un incontro reale, un incontro concreto. E così lo sarà anche il nostro, a Lisbona, insieme a tutti i giovani del mondo, anche dopo questi anni di pandemia che ci hanno tenuto un po' distanti. Poi supereremo ogni barriera, il nostro sarà un incontro tra generazioni, la giovane Maria e l'anziana Elisabetta. Così noi giovani porteremo il bagaglio di esperienze, ma anche di sogni e di drammi dei nostri anziani. E infine ci abbracceremo. Nell'abbraccio potremo trovare quello strumento di pace utile ad abbattere tutte le differenze. Ecco, l'incontro che incuriosisce, ma anche l'incontro che è un po' il cuore della vostra anche età. Se tu dovessi dire come definiresti l'incontro in un momento celebrativo come quello della Giornata Mondiale della Gioventù? L'incontro credo sia la sintesi di cosa è la GMG, l'incontro con gli altri giovani, l'incontro con il Papa e l'incontro con Gesù nella preghiera, nelle meditazioni che saremo invitati a seguire. Credo sia proprio il fulcro di quello che ci apprestiamo a vivere il prossimo agosto. Ecco, ci sarà anche un gemellaggio, c'è un gemellaggio fra Milano e Oporto, che è una città meravigliosa, qualcuno dice che è la città più bella di tutta il Portogallo, stiamo vedendo le immagini, le famose azulejos che arricchiscono e decorano le cattedrali, ma non solo, e poi il mare, anche questo sarà un bel momento, un bel segno. Sì, una delle caratteristiche della GMG è l'accoglienza, l'ospitalità che si riceve dalla diocesi che ospita poi concretamente insieme a tutte le altre diocesi del Portogallo, ospita il gemellaggio, questa esperienza di gemellaggio. Allora noi avremo circa 200 giovani che gli ultimi giorni di luglio vivranno il gemellaggio con la diocesi di Porto, quindi potranno gustare questa bellezza che stiamo ammirando. E poi avremo circa 500 giovani invece che dopo la GMG faranno ancora delle giornate a Porto, sempre di scambio, di incontro con la diocesi portoghese. Nel gemellaggio precedente alla GMG saremo ospiti delle famiglie, quindi le famiglie apriranno le loro case per ospitare i giovani che parteciperanno e in quei giorni ci saranno dei momenti di scambio, di conoscenza della cultura locale, momenti di festa, di danza, di scambio poi di fede, certamente la Santa Messa con il Vescovo della Diocesi di Porto e uno scambio anche con i giovani di altre diocesi del mondo che saranno presenti a Porto proprio in quei giorni. Quindi sarà sicuramente uno scambio ecclesiale molto prezioso e un'esperienza di ospitalità a motivo della fede. Quindi sarà un dono meraviglioso e solitamente questi giorni lasciano davvero un'impronta bella perché l'ospitalità che si riceve è segno proprio di fraternità, di fede. E di incontro, appunto. Allora, noi vogliamo ascoltare in conclusione di questa parte del programma l'Arcivescovo che ha dato appuntamento proprio a Lisbona. Sentiamo. Io vorrei affidare ai giovani che vanno a Lisbona l'incarico di attraversare l'Europa per celebrare l'esultanza, per rispondere alla loro vocazione, per farsi carico della loro vita come di una missione. Da Lisbona,
forse potremo vedere accendersi una luce, perché l'Europa, perché l'umanità non rimanga imprigionata nelle tenebre. Ci vediamo a Lisbona. Bene, pronti allora per raccogliere questa sfida? Prontissimi. Perfetto. Tu non sei proprio un ragazzo, però sei un giovane prete. Pronto anche tu a ricevere, a cogliere questa consegna di Delpini, anche dal punto di vista naturalmente sacerdotale? Sì, io se dovessi fare un po' di biografia, la mia prima GMG è stata nel 1997 a Parigi, quindi sono passati diversi anni, avevo 18 anni circa, e fu sicuramente preziosa per la comprensione della vocazione, insomma. Ricordo bene l'omelia di Papa Giovanni Paolo II che disse: Dio abita, dimora nell'Eucaristia e nella Chiesa. Quelle parole che ascoltai sono rimaste impresse nel mio cuore. Adesso invece vivrò io con tanti altri sacerdoti, consacrati, certo, educatori, vivremo da accompagnatori la GMG, e sarà altrettanto bello, insomma, vedere nei giovani dei piccoli miracoli, dei piccoli segni. Allora, con questa speranza che sorgano anche altre vocazioni, e naturalmente il rinnovamento delle promesse vocazionali, possiamo dire così, noi ci lasciamo. Ringrazio i miei ospiti, Don Marco Fusi, responsabile del servizio per la pastorale giovanile della diocesi, e Marco Triuzzi, che alla GMG andrà e magari ce la racconterà quando torna. Ma torneremo certamente su questi temi, perché ci sono davvero cari. Adesso ci lasciamo un attimo e torniamo con un tema drammatico come quello del terremoto in Turchia, un'intervista importante, non vi voglio anticipare niente. Grazie. A voi. Ben ritrovati nei nostri studi. Abbiamo detto terremoto in Turchia, è passato quasi un mese. Abbiamo voluto intervistare il vicario apostolico per l'Anatolia, che era per poche ore a Milano. Siamo riusciti a intercettarlo, diciamo così, e con lui abbiamo approfondito naturalmente la questione della situazione nel paese colpito dal sisma, ma non solo, anche dell'emergenza umanitaria. Questa è l'intervista. Eccellenza, qual è in questo momento la situazione in Turchia, a quasi un mese dal sisma? Certamente un cataclisma immane, uno dei più gravi degli ultimi decenni, forse dell'ultimo secolo. Lei come ha visto queste terre? Siamo dentro il terremoto, non siamo ancora nella fase post-terremoto, e questo ormai a distanza quasi di un mese crea psicologicamente una destabilizzazione al limite del panico, cioè la gente non si sente sicura, moltissimi ancora vivono per strada, passano la notte nell'auto, perché le scosse continuano, e anzi c'è un allargamento del campo interessato dal terremoto. Abbiamo avuto terremoti significativi ieri l'altro anche in centro Anatolia, quindi c'è un'atmosfera molto difficile da gestire, che si aggiunge a tragedie che, come sappiamo, riguardano quella regione già da anni, ovvero tutti i profughi che sono venuti dalla Siria, dall'Iraq, che arrivano adesso anche dall'Afghanistan, dall'Iran. Quindi una situazione veramente difficile. Che cosa è più urgente? Avere dei sostegni per dare naturalmente un tetto anche temporaneo alle persone che sono rimaste a vivere per strada? Sappiamo che anche il clima è molto rigido in questo periodo. O è anche necessario però avviare, diciamo, dei processi anche di tipo internazionale per sostenere a più ampio raggio le persone? Sicuramente c'è un'emergenza immediata, c'è ancora bisogno di generi di prima necessità, c'è bisogno di fare un piano casa, e il governo ha fatto grandi promesse, bisogna vedere in che misura, diciamo, sono realizzabili, perché una città come Antiochia, dove ci sono chilometri quadrati di case distrutte, ci vorrà molto tempo anche semplicemente per smaltire le macerie. Quindi accanto alle iniziative governative io spero ci sia spazio anche per le iniziative di tante associazioni, enti, organizzazioni che vogliono
giustamente portare il loro contributo, e quello della casa, ma non solo, quello anche del lavoro, perché uno può avere anche una casetta prefabbricata in tempi rapidi, però poi se non ha un lavoro, se non ha una fonte di reddito, è difficile che rimanga lì. Quindi quello a cui stiamo assistendo è un esodo progressivo di cui non sappiamo quantificare le cifre, come non sappiamo quantificare le cifre dei morti. Si parla di 50.000 vittime, però soltanto ad Antiochia c'erano 150.000 rifugiati siriani. Dove sono queste persone? Cosa sappiamo di queste persone? Certamente ci sono ancora moltissime persone sotto le macerie, è inevitabile. Chi ha visitato come me la scorsa settimana questi luoghi si rende conto che, con tutta la buona volontà, è impossibile tracciare dei confini a questa tragedia. Io non mi sorprenderei se il numero dei morti fosse anche il triplo o il quadruplo. Quindi c'è un problema ampio che la Turchia da sola certamente non può affrontare e che richiede anche una riflessione di tipo più ampio, politico, sociale. Le migrazioni, la Turchia è diventata uno dei luoghi attraverso cui passano i disperati della terra che cercano un luogo dove poter avere un'esistenza umana. Quindi sono tante problematiche collegate che il terremoto riporta all'attenzione pubblica. Speriamo che appunto non si esaurisca anche questo in un momento emotivamente significativo, dove tante persone si sentono coinvolte, sono anche disponibili a fare qualche cosa, però appunto nella nostra cultura delle emozioni istantanee il rischio è che i veri problemi che saranno nei prossimi mesi non vengano poi sufficientemente affrontati. Abbiamo assistito a una catastrofe naturale, però non si può dimenticare che vi è anche un'emergenza umanitaria gravissima e che le due cose, pur differenti, non possono essere separate del tutto. Sì, anzitutto direi che è una catastrofe naturale soltanto in parte, perché molti degli edifici che sono crollati non erano a norma, quindi c'è dietro anche tutta una criminalità, c'è uno sviluppo fondato su un boom edilizio molto fragile, quindi anche qui diciamo c'è una calamità naturale, ma c'è anche una calamità dovuta appunto a uno scorretto modello di sviluppo che si aggiunge al problema di queste migrazioni. La Turchia è stata molto generosa nell'accogliere milioni di persone, però l'intento di queste persone e anche l'accoglienza della Turchia era in funzione poi di un dislocamento di queste persone in varie parti del mondo. Se le porte dell'Occidente sono completamente chiuse, non basta mandare dei soldi per sostenere il governo turco nel far fronte all'emergenza dei migranti. Bisogna veramente che ci sia un piano concordato per cui ognuno si faccia carico da una parte degli effetti di queste migrazioni, che sono ampi e non facili da gestire, ma anche che si faccia carico delle cause di queste migrazioni. Insomma, l'Afghanistan è un caso tipico, 20 anni di interventi dell'Occidente che cosa hanno portato? A un peggioramento della situazione della popolazione, quindi bisogna che riguardiamo un po' le nostre politiche, il nostro modo di fare i nostri interessi, se non vogliamo essere chiusi dentro le nostre torri d'avorio, oppure dare aiuti estemporanei. Lei è presidente anche di Caritas Turchia. Come si sta muovendo in questo momento appunto Caritas nel paese? Allora, stiamo facendo dei grossi sforzi in proporzione al numero delle persone e alle nostre risorse, stiamo facendo piccoli miracoli, diciamo, no? Quindi sono molto contento di come gli operatori, i volontari hanno reagito in queste prime settimane.
Certamente sui tempi lunghi si richiede qualcosa di più strutturato, il sostegno delle Caritas sorelle che già ci è stato assicurato, però il problema di fondo è che la Chiesa Cattolica e la Caritas e le nostre organizzazioni non hanno nessun riconoscimento giuridico. Quindi come possiamo muoverci? Siamo alla fin fine privati cittadini, quindi c'è anche un problema di riconoscimento che io auspico che venga accordato, perché l'aiuto di varie fonti, di varie organizzazioni è nell'interesse di tutte, nell'interesse del popolo turco. Ecco. Noi siamo una piccolissima minoranza che sta facendo la sua parte in accordo con le autorità governative, anche Iskenderun, Antiochia, siamo in costante contatto con le autorità, però c'è un problema più generale, cioè bisogna che la nostra, come tante altre organizzazioni, abbiano un loro spazio, anche perché le persone oggi non si fidano tanto delle grosse organizzazioni statali o internazionali. Non sto a giudicare se ha torto o ha ragione, però di fatto la gente chiede anche, si fida di piccole organizzazioni di cui conoscono i componenti, che sanno come agiscono e su cui possono anche esercitare un controllo. Come vede il dialogo tra cristiani e la grande maggioranza musulmana in Turchia? La gente è buona, noi non abbiamo veramente nessuna difficoltà, ci sono tanti valori comuni, quindi il problema, diciamo, è che ci sono alcuni snodi su cui bisogna che sia l'Occidente, di matrice cristiana, sia l'Islam devono chiarirsi, cioè bisogna uscire da una contrapposizione tra una visione sostanzialmente teocratica e una visione puramente laicista che ignora la dimensione religiosa o la relega soltanto al privato. Quindi c'è una riflessione che tutti bisogna fare per reinventare un modo di concepire il ruolo della fede, della vita religiosa in ambito personale ma anche civile. Avete sentito Monsignor Bizzetti, io voglio ricordarvi che sono 2 milioni le persone sfollate, si calcola 15 milioni in qualche modo colpite dagli effetti del sisma. In Turchia fin da subito si è sviluppata una rete di sostegno che ha coinvolto Caritas Internationalis e proprio con Caritas Internationalis è stato messo a punto un programma di intervento per i prossimi 2 mesi mirato a sostenere 5.000 persone cui verranno offerte accoglienza, ma anche kit alimentari, pasti caldi. Con quella con quella azione più strutturata a cui faceva riferimento il vicario apostolico. In Siria è un grande punto interrogativo, il paese contava già 6 milioni di sfollati interni, non si sa molto di più. Caritas Italiana in questo contesto, corre l'obbligo di dirlo, ha da subito sostenuto sia in Turchia sia in Siria gli sforzi con propri operatori ed è in continuo contatto con Caritas Italiana, Caritas Ambrosiana. La conferenza episcopale, sempre italiana, ha stanziato 500.000 euro subito e promuove una colletta nazionale che si svolgerà domenica 26 marzo in tutte le chiese italiane. A questo proposito, Caritas Ambrosiana ha deciso da adesso di elevare a 100.000 euro il proprio contributo alle azioni supportate da Caritas Italiana. Nelle prossime settimane vi forniremo dati più precisi e obiettivi specifici a cui saranno dedicati questi danari e queste offerte. www.caritasambrosiana.it trovate tutto. Adesso ci lasciamo per qualche momento, ma torniamo insieme tra pochissimo. Ben ritrovati nei nostri studi, da cui usciamo subito per andare in Duomo, celebrazione penitenziale per il clero ormai divenuta una tradizione, e noi c'eravamo.
Tre indicazioni, tre modi per rendere amabili i rapporti nel presbiterio, tre azioni da realizzare entro Pasqua. Sono quelle che l'arcivescovo indica ai più di 500 sacerdoti riuniti in Duomo con religiosi e diaconi permanenti per l'ormai tradizionale dal 2016 celebrazione penitenziale per il clero. Aperta dal saluto di Monsignor Ivano Valagussa, vicario episcopale per la formazione permanente, la celebrazione si è articolata attraverso l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, i canti, vissuti nei passaggi della Confessio Laudis, con l'esame di coscienza affidato a Monsignor Calogero Marino, vescovo di Savonanoli, la Confessio Vitae con la confessione individuale, cui sono seguite due testimonianze, e infine il momento dell'Actio con la penitenza scelta appunto dal vescovo Mario. Sulla lettera paolina ai Filippesi si incentra l'esame di coscienza di Monsignor Marino. È una lettera preziosa all'inizio della Quaresima, perché è una lettera che ha una radice profondamente autobiografica. Il contesto è quello del carcere, è una lettera dalla prigionia, e però il carcere per Paolo è il luogo in cui il Vangelo può essere vissuto e testimoniato. Mi pare che confessarci all'inizio della Quaresima significa assumere quelle che simbolicamente possono essere le nostre piccole o grandi prigionie, consapevoli che non sono un ostacolo, ma anzi che la nostra umanità ferita può diventare esattamente il luogo in cui vivere e annunciare il Vangelo di Gesù. E ancora, non è pensabile la spiritualità del prete come se fosse a lato di quella della comunità cristiana. Non si è prima discepoli e poi maestri, ma si rimane discepoli per sempre. Da qui la prima domanda: come vivo il mio discepolato nella comunità? Emerge così un ulteriore interrogativo. Sono amabile e accessibile? Oppure sono scontroso, burbero, inavvicinabile? Qualche volta capita in parrocchia. Io so benissimo come fare ad abbassare le saracinesche. Quando tiro su una certa faccia, nessuno mi avvicina. Paolo dice: siate amabili. E ancora, sono accessibile dai confratelli, dai parrocchiani? Sono accessibile dai non praticanti, dai non credenti, da quelli di passaggio? Oppure la mia amabilità è selettiva, amabile per alcuni e scontroso con altri? Due le testimonianze, come detto, la prima di Don Peppino Barlò, coordinato nel 70, con alle spalle diverse esperienze parrocchiali, e anche in Camerun a Garua come Fidei Dono, che vive da qualche anno una realtà di vita in comune con alcuni sacerdoti della comunità pastorale di Gorgonzola, Madonna dell'Aiuto. E poi la seconda, quella di una coppia di coniugi, Maria Grazia e Maurizio, che da 4 anni condividono con altre 2 famiglie, alcuni sacerdoti, la vita fraterna della casa Simone di Cirene a Buccinigo, vicino a Erba. Infine, l'Actio con le 3 consegne dell'arcivescovo. Il primo gesto è per rendere amabili i rapporti nel presbiterio, dare gioia in modo particolare a 3 nostri confratelli. Secondo gesto, quasi ovvio, diciamo, è di essere generosi nell'offerta della messa crismale per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno. E quindi vorrei chiedervi, a voi tutti i preti, i diaconi che siete qui presenti e per quanto è possibile anche agli assenti, di promuovere la diffusione di questo sussidio che abbiamo preparato con l'intenzione che fosse il libro della preghiera popolare, ecco, quella che non si può fare insieme come la diurna laus o la preghiera delle ore, ma uno strumento che auspico possa essere presente in tutte le famiglie, nella cartelletta di chi va a lavorare.
Allora, vi raccomando anch'io, è molto bello, prego con te, questo breve sussidio che è stato pubblicato proprio in occasione della Quaresima e voglio anche segnalarvi naturalmente questo cammino quaresimale che continua e del quale vi renderemo conto con i diversi eventi promossi dalla diocesi. E allora, grazie per averci seguito. www.chiesadimilano.it per chi si vuole iscrivere alla GMG, ma anche vi richiamo l'appuntamento prima delle messe feriali delle ore 8 in diretta sulla nostra emittente, prima della messa della domenica alle 9 e mezzo, sempre in diretta dal Duomo, con il Kyrie 2023 dell'Arcivescovo. Adesso è veramente tutto e quindi grazie, arrivederci, ciao.